Per carità, no. Bella ragazzi, sono Flayne e bentornati, siamo qui oggi su GTA 5 online con un'altra gara. Più precisamente, raga, al momento l'ultima. Direte perché l'ultima? Perché, raga, sta per succedere una cosa veramente molto molto brutta. Ma direte, brutta quanto? Quanto un palo che viene tirato in mezzo alle palle, uguale praticamente. Raga, perché questa settimana inizierà la, possiamo chiamarla tipo Franklimana, una roba del genere, dove appunto mi dovrò sorbire Franklin per tutti e sei restanti giorni della settimana. Cosa vuol dire questo? Che diventerò probabilmente scemo e che loro madre probabilmente è un uomo. Ma prima di cominciare ogni cosa, ragazzi, vi interessa un bel pollicione in su, cerchiamo di arrivare almeno a 7000 mi piace per quest'ultima gara. Commentatemi qua sotto con scritto Franklimana, visto che sarà quella che ci attende. Porca puttana, mi vedevo già con la faccia contro il coso. Lei stia lontana, non si faccia inculare, per l'amor di Dio, rimanga. Sto zitto che poi dite che il video diventa una porcata, un porcilaio. E non è colpa mia, ragazzi. Come vedete sono indotto a essere volgare. Allora, io con la Ruiner mi trovo di merda, no? Non la so guidare, di conseguenza farò una gara di merda. Non è vero, ragazzi, quest'oggi primo posto, me lo sento. E in fondo cosa hanno fatto? Si sono accoppiati per aria. Non fate queste cose qua in mezzo che poi mi bloccano i video. Me li hanno bloccati per degli innocui balletti con... Che due maroni, oh, veramente. Stia lontano lei, per favore. Terzo posto, a caso, ero settimo, quinto, quanto ero, non lo so. Meno male c'è gente che fa più schifo di me, sono contento. Raga, comunque... Cazzo, è una rana quello. Stavo dicendo, raga, che non mi ricordo più. E direte, Flame, perché vuoi fare questa Franklimana se probabilmente ti farà diventare il cervello come una spugna? Un attimo, voglio fare... Ecco, raga, devo fare kamikaze. Cioè, questo mi ha rotto le palle, vaffanculo. Sono terzo, raga, ma ci sta. Primo posto, non ce lo toglie nessuno, intanto... Cazzo arriva dietro. Stavo dicendo, ombre, perché faremo questa cosa della Franklimana? Perché ho un sacco di serie che voglio portare avanti e che nella programmazione non riesco a inserire. Come appunto sono rampe randomizzate, tralasciando che l'ultimo non mi ha tirato le feed, ma va bene uguale. Oppure anche il tiro alla fune. Quant'è? Due settimane quasi che non faccio il tiro alla fune. E visto che in molti mi avete chiesto la testa di Afro Bob, perché veramente Afro Bob è più, cioè, è, non lo so, ormai penso si voglia più morto lui di qualsiasi altra persona. E appunto, raga, così riusciamo a fare più spesso il tiro alla fune, riesco a tornare a fare i misteri un'altra volta. Comunque, stavo dicendo, raga, riusciremo a fare di nuovo tutto quanto. E dovremmo assorbirci appunto Franklin per una settimana. Poi nel caso dovesse piacervi, raga, posso fare anche una doppia Franklimana. Ma mettete anche in conto il fatto che il mio cervello potrebbe appassire sempre di più. Di conseguenza diventerei un idiota cronico. Ma vabbè, tanto ormai sono abituato. Comunque, che cazzo è apparso questo? Santa miseria, non facciamo i kamikaze, eh. Io sono la reincarnazione dell'imbecille, no? Avete presente come in Egitto ci sono le divinità di quello, di quell'altro, rappresentate, che ne so, da un orso, da un serpente, come può essere... Cazzo, cioè, non lo so. Girati. Madonna mia, come sei infilato sotto. Ma manco coso, Mubutu, quando viene a chiavare la moglie degli altri, che si infila sotto al letto. Cioè, neanche lui si infila in questo modo. Vai così. Oh, ma è quella a cui ho fatto lo sgarbo prima? Non lo so. Comunque, raga, vi giuro, adesso sono partito di merda, ok? Ma vi giuro che io sto amando questa macchina. Non chiedetemi come, ma adesso, tizio dietro, andate a fare in culo, sono contento. Non ti ribaltare, madre de Dios. Ok, ci siamo. 3 minuti e 57, il primo giro, un giro di merda, ma va bene perché siamo ribaltati 42 volte. Cioè, il controllo di una saponetta. Cioè, no, non è vero, ragazzi, me la ricordavo molto peggio alla fine. La Deluxo, o Deluxo, come si chiama? Secondo posto, grazie mille al coso lì che ha iniziato a fare Tartarugo Simulator. La Deluxo e questa qua mi facevano schifo al massimo, le amo. Mi sta seriamente piacendo la Stromberg, o come cazzo si chiama. Cioè, proprio quello è un aborto di macchina, uno schifo incredibile. Allora, il primo è là in fondo, raga, io ci credo. Primo posto, scrivetelo anche qua sotto nei commenti. No, non fatelo, per l'amor di Dio, non fatelo che mi porta sfiga. Scrivete ultimo posto. Anzi, terzo posto, va bene. Secondo, il primo è vicini. Madonna, come lo stiamo recuperando. Cioè, io non so perché il secondo va sempre più forte del primo. Io sta cosa non l'ho capita, anche io quando sono primo. Io non sto prendendo nessuna scia, ok, non ho fatto grandi incidenti per fortuna, ma come faccio a recuperarlo? Vieni qua, amico, dove scappi? Vieni qui. Vedi, raga, che vado più forte di lui. Non la capirò mai sta cosa. Io ce l'ho qua ancora per l'AC Classic, in quella gara là dove fu inculata alla fine, che fu, cioè, non lo so, cioè brutto. Adesso passiamo questo da bravo. Olè, perfetto. Cioè, non proprio. Io mi aspettavo un sorpasso. Terzo addirittura. Io quando... Quarto. Ciao. Comunque sono stato anche primo. Mettiamola in questo fatto qua. No, quarto posto. Dopo che ho fatto questa gara. No, ecco, da bravo. Lei si ammazzi. Cerchiamo di non beccare il tizio. Perfetto. Terzo posto. Oh, sta buono te. Ma il tizio che ho inculato prima, quello che... Non... Cioè, oh, ma sta buono. Sta buono. Ma raga, questo qua è il tizio, quello che ho fatto suicidare all'inizio, quello che ho portato come degli inferi, tipo di sotto. Non lo so, comunque mi stia lontano che sono sul tubo, per favore. Primo non è lontanissimo. Dai, raga, sono tutti qua, ce la possiamo fare. Primo posto, me lo sento, lo beccheremo. Intanto puntiamo al secondo. Tra l'altro, raga, quasi quasi vi lascio in descrizione il video della gufata epica, che è stato appunto lo scorso delle gare, dove tipo ho detto
Cosa ha fatto? Bello, mi sembra che si sia ribaltato. O forse no. Vi lascerò sotto in descrizione probabilmente il video della gufata epica. Tipo me la sono gufata, non lo so, a 5 minuti, a 5 minuti e 10 è successo un disastro incredibile. Vai così, siamo all'ultimo giro, all'ultimo pezzo, quindi io ci credo, possiamo beccare. Attenzione, sorpasso incredibile. Ultima curva, dopodiché potremo tagliare il traguardo al secondo posto. Ci sta, dai raga, sopra, girati, no, cosa fai? Cosa cazzo? No, girati, non ci credo. Allora ho fatto terzo, secondo, primo. Secondo, terzo, secondo. Quarto. Dio. Raga, penso che probabilmente diventerò il martire delle gare. Ho detto, è l'ultimo video sulle gare. Una roba più brutta di quella non l'ho mai vista. Sto zitto che è meglio. Comunque, prossima gara con la Ruiner 2000. Sembra che mi stiamo piantando un coltello. Dicono, dai, finché possiamo non andare fuori. Maledizione. Va bene, ok. Vai avanti, porca miseria. No, veramente. Cioè, io penso di essere una persona nelle gare con un livello di sfiga più elevato possibile. Dove sta andando quel tizio lì in fondo? Vai che superiamo anche sto tizio qua. Terzo posto. Come terzo posto? Ma ero... Hai volato via magari? No, ma come faccio? Ah, ero terzo per quello. Non ho capito un cazzo. Salta, veloce, salta. Ma non salta! Io l'ho fatto saltare prima dei cosi! Va bene, raga, io ci credo allo stesso primo posto. Cazzo, sbaglieranno anche le altre. Ho visto uno volare fuori, che era secondo. Quindi ci sta. Vai così, bel saltone, bello, bello. Tra l'altro uno va più veloce, aprendo il paracadute. Secondo me sì, perché atterrando atterra veramente male. Adesso spero non mi salti qualcuno in testa qua in fondo. Ma in teoria, se tutto va bene, no. Allora, gira qua. No, raga, seriamente, mi sta piacendo la Ruiner 2000. Non pensavo potessi dire che sta macchina può lontanamente, insomma, essere di mio gradimento. Invece no, raga, è figa. Fai no, cosa cazzo fai? Stai in strada, porca miseria. Cerca di girare in modo cristico. Ci siamo. Vai così, io ci credo. I believe in this salto. Io so che possiamo non finire di sotto. Anche perché, cazzo, c'è il paracadute. Finire di sotto bisogna essere proprio deficienti. E qui viene sul goof un'altra volta. Curve fuori, sicuro. Adesso il tizio dove è finito? Ah, è già avanti, va bene, ci sta. Ah, c'è il potenziamento, anche infatti cazzo non lo vedevo più. Cosa fa? Cosa sta facendo? Si è incastrato qua in fondo. Terzo posto, no. Ecco, madonna, ma va veloce quel coso, il paracadute. Non pensavo, pensavo andasse pianissimo, invece no. Non vada contro il guardrail che non è salutare, né per la sua macchina, né per lei, né per la sua posizione. Non darmi adesso la scia che, porca vacca in curva, non è una delle cose più belle. Dove è sparito il tizio? Ah, l'avevo visto sopra. Oh, madonna, ma quanto c'hai la madre, porca puttana, che fa il boscaiolo di mestiere, oh. Cioè, se la passa anche Franklin. E non è un bel complimento, perché Franklin paga solo, quindi... È finito il primo giro? Forse sì, perché le prime hanno già dato il loro miglior giro, robe del genere. Quindi probabilmente sarà la fine di questo. Dico bene, sì, è là in fondo. Poi attivo il paracadute e arrivo là in cima. In teoria dovrei incularlo, dico bene. Poi così abbiamo recuperato veramente un sacco. La strada è in mezzo, non vado su due ruote che poi dopo va male, porca vacca. Non mi faccio fare testa coda, perché stavolta sua madre parte veramente. Vabbè, lasciamo perdere, vai così, veloce, prendi il turbo, andiamo. Spero che si schianti, anche perché ho visto che non è che sia un pilota proprio della Madonna, è quello davanti a noi. Il terzo è quello là, è abbastanza lontano, ma io, raga, ci credo lo stesso. Questa volta noi oggi, secondi. Non dico primi perché il primo non lo vedo manco, il secondo. Facciamo terzi, va là, che tutte le volte che dico un risultato finisco ultimo, quindi... Tanto abbiamo già recuperato un sacco. Ve l'ho detto che è uno strabico questo che non sa guidare, sembra tipo test drive by Bocelli, guarda come guida. Cioè, come faccio a essere terzo adesso? L'abbiamo già anche distaccato, ok. Salta, però stavolta, porca troia, che non mi fai un altro incidentaccio. Ragazzi, ce la chiudiamo terzi, va bene, anche perché il primo è già concluso. Il secondo non lo so, o a meno che non fosse... No, il secondo è chiuso adesso. Ok, ci sta, raga, terzo posto. Piano, perché non si sa mai, comunque. Se plano vado più forte, dico bene? Vado più forte se ero prima? Non lo so, comunque... Un secondo. Raga, ho mandato a cagare quella macchina. Basta, per l'amor di Dio, non voglio più vederla. Siamo in questa gara. Se vi ricordate, questa gara è stata un aborto per me. Abbiamo fatto una rimonta incredibile, tipo da quindicesimo a quinto posto. Una roba, c'erano tipo tre giri. Ma come cazzo, dove è andato quello? Va bene. Stavo dicendo comunque, è una gara disastrosa per me. Dove cazzo è andata? La strada è dritta. Come fa andar fuori, porca troia. Un altro Bocelli test drive questo. La madonna, vola, cioè piovono macchine, non so, non è andato per turbazioni oggi, Primo posto, grazie al cazzo, sto guidando con dei Bocelli. Adesso l'ho detto, cazzo, ultimo posto. Devo fare così, poi devo stare alto, perché io quel muretto lì l'ho già preso troppe volte. Vai così, giù di sotto. Primo posto ancora per poco, probabilmente, perché adesso la minchiata sarà sicuramente dietro l'angolo. Anzi, diciamo non tanto la minchiata, quanto la Wagner customizzata che mi viene a rompere il culo. Quindi quella probabilmente sì. Ok, ci siamo, altro tubo. Dopodiché, raga, non so quanti giri ci sono, mi sembra due.
Io ragazzi credo, questa volta voglio un... Facciamo un quarto posto, non vi dico terzo perché terzo l'ho detto prima, ho avuto una sfiga pazzesca, addirittura quarto, quindi quarto. No, se dico quarto magari arrivo quinto, allora se dico primo arrivo ultimo, se dico secondo, delle volte arrivo secondo, delle volte posso arrivare non so quanto, intanto stia dietro. E se dico terzo arrivo quarto, non ci sto capendo un cazzo. Stia buono lei, non mi faccia... Ecco, stia buono, vada fuori, per l'amor di Dio. No, non mi faccia far testa a coda. Da dove cazzo è apparso quello? La vedo già male, grazie mille della spinta, non ne avevo bisogno, comunque. Lei invece ha la madre... madonna, l'ho detto... Ma puttana, schifoso. Raga, l'ho detto, quarto posto, quinto sono arrivato, l'ho detto! Fammi bene sta roba, perfetto, quarto posto. Come fanno a ammazzarsi qua in fondo? Beccami il salto, il saltino, bello qua, perfetto, fammi il giro della morte... E i tizi sono appena saltati, mi sembra. Mi sembra praticamente sì. Non mi sembra di averli così tanto distanti. Sono là in fondo, il primo è là in cima. Gli altri due sono qua. Ok, ci sta. A meno che non faccia una stronzata, ma spero di no. Dovremmo riuscire a recuperarli. E poi c'è da dire, raga, che non ho sbagliato io. Cioè, mi hanno fatto uno stupro. Uno mi ha inculato da dietro, l'altro mi ha ingroppato di fianco. Girati, così, ci siamo. Nessuno che si ammazza qua. No, io ho sempre terrore di beccare qualcuno qua. Mentre tipo passo che mi piove uno in testa, no? Che ci distruggiamo la testa a vicenda. Vai così, vai, 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 ci siamo, fai un bel saltone, poi inside the buco, spero che qualcuno si ammazzi in questo tubo, anche se è molto poco probabile come cosa, però sicuramente, beh, sì, invece sì. Superiamo questo tizio qua che, in teoria, se facciamo così, poi mi giro qua in fondo e non si, insomma, ribalta la macchina, dovremmo passarlo senza troppi problemi. Questo salto potevamo farlo decisamente meglio, ma ci è riuscito lo stesso abbastanza bene. Girati perché è l'ultimo giro, dove cazzo va quello lì? Ho visto uno girare troppo storto qua in fondo, non so come abbia fatto, comunque ok. Vai così, il primo ha già fatto il giro là in fondo. Non lo so, fatto sa che qualcuno qua può andare fuori. Per favore, lei con la macchina davanti a me non è che può dire io no, grazie a Dio. Per favore, non è che può dire vado fuori all'ultimo, no. Ultimo pezzo di gara, raga, ormai non ci credo manco più. Secondo me arrivo terzo. E qua sono già troppo ottimista. Sì, benissimo, e vaffanculo. Dai, oh, secondo, no, impossibile, secondo. Raga, secondo impossibile, terzo. Ci sta. Avessi avuto un altro giro, forse, raga, potevamo anche tornare primi. Però questa volta no.